Nel 2005 esce il primo romanzo della trilogia di Stieg Larsson, Uomini che odiano le donne, e in poco tempo questo primo romanzo diventa un successo planetario. Viene tradotto in tantissime lingue e vende quasi 60 milioni di copie in tutto il mondo. Siamo appunto in Svezia, siamo a confine tra la Stoccolma e una piccola isola dove vive la famiglia di cui il protagonista fa esperienza e che da cui è chiamato a indagare su un mistero risolto, l'isola di Edestad. Il primo elemento che trasforma questo romanzo, che fa in modo che questo romanzo diventi un best seller, è la estrema abilità di gestire per tutte le pagine del romanzo tre fabule diverse, ben intrecciate tra di loro. Ci sono tre grandi filoni che Larsson porta avanti nel suo romanzo. Il primo riguarda il mistero che Michael Blomqvist, che è il protagonista, deve risolvere, che viene chiamato a risolvere, della sparizione di questa Harriet Wanger, che è una ragazza scomparsa di questa famiglia di potenti, da cui lui viene chiamato per indagare. Il secondo è la vita e la creazione di la vita e le avventure di Lisbeth Salander, la protagonista femminile di questa trilogia. La terza ancora invece è la vita di Michael come giornalista d'assalto, come giornalista sociale, sempre alla ricerca di inchieste per denunciare i movimenti di estrema destra e il razzismo imperante di questi movimenti politici. Il secondo punto fondamentale è che questi tre drammi che si intrecciano tra di loro creano quello che viene definito l'effetto matrioska. Che cosa significa? Che anche se c'è un mistero univoco che lega questi tre drammi, questi tre intrecci dei singoli personaggi e il mistero della scomparsa di questa Harriet, quindi scoprire che fine ha fatto questa donna, sembra che questo mistero vada a svelare vada a sciogliere tutti i drammi della vicenda. In realtà non è così, perché il mistero principale, quello finale, alla fine non è altro che l'anticipo di tutti i misteri che verranno svelati poi nel secondo romanzo. Quindi Larsson fa in modo di risolvere il dramma principale, cioè scoprire che fine ha fatto questa Harriet, dove è morta, dove è scomparsa, quando è successo e chi è stato il fautore della sua scomparsa, ma allo stesso tempo getta le basi per il secondo romanzo. Il terzo punto fondamentale che ha portato Larsson al successo è il fantomatico e sempre caro "scrivi di ciò che sai". Questo perché? Perché Stieg Larsson, prima di essere un autore bestseller, ha avuto una carriera sfolgolante come giornalista d'inchiesta, come critico letterario. È un uomo che ha letto tantissimo, ha sempre conosciuto, ha sempre indagato, addirittura è un consulente di Scotland Yard per alcune dinamiche di aggregazione di gruppi di estrema destra, quindi è una persona che conosce, denuncia e cerca di impedire che ci siano dei delitti a sfondo razziale. Cosa succede? Lui decide di scrivere un romanzo e nel romanzo mette tutto ciò che lui è e che lui sa. Ecco perché questo primo romanzo non è un giallo classico, anche se ha dentro di sé i meccanismi del giallo classico, ma è quello che si definisce un ibrido, perché ha una buona base di giallo classico e a questa base va ad inserire, Larsson inserisce dei dettagli di giornalismo d'inchiesta e dei dettagli di politica sociale. Il quarto punto fondamentale è la creazione di un personaggio femminile come Lisbeth Salander. È una donna che qualcuno definisce non donna, e a me non piace molto definirla così. Io la definisco, è una donna che però, al contrario di tante opere letterarie e al contrario di tante tipologie, tanti archetipi fissi del mondo femminile a cui siamo abituati nei romanzi, non si rassegna mai. Lisbeth è una donna che subisce di tutto, dalla violenza fisica alla violenza mentale, ma nonostante tutto è una donna che non si rassegna, che va avanti, che reagisce ogni volta in maniera uguale o addirittura superiore a tutti i traumi che le vengono inflitti e a tutte le scorrettezze che le vengono inflitte. Quindi è una donna veramente in grado di sorprendere sempre il lettore, perché nonostante la sconfitta o la difficoltà più estrema in cui si trova, lei riesce sempre a reagire in maniera veramente esponenziale. Il quinto punto fondamentale riguarda la suspense. Non è semplice, perché
Un romanzo così lungo, dove in alcuni punti ci sono delle serie riflessioni sul razzismo, sui movimenti di estrema destra, si abbina poi comunque anche un'inchiesta di tipo classico, cioè quella di Michael che deve cercare di scoprire che cosa è successo a questa Aret Wanger, dovendo poi avere il compito di scrivere un libro di famiglia, della famiglia dei Wanger, che è una famiglia molto facoltosa e importante. Cosa succede quindi? Larson sceglie di abbinare a dei momenti di inchiesta, di calma e di tranquillità, dei momenti di estrema suspense, dove il lettore si trova a leggere con il fiato sospeso e a dilatare il tempo della narrazione. Come fa questo? Utilizzando una tecnica che io trovo molto efficace e molto semplice in realtà, ma che se non è una tecnica che non si sa dosare attentamente, si rischia di ottenere l'effetto contrario, cioè di annoiare a morte. Larson sceglie di utilizzare, soprattutto per le scene dove il protagonista è in pericolo, una focalizzazione esterna oggettiva, quindi un narratore assolutamente celato che si limita a descrivere i fatti così come stanno accadendo, mescolando questa focalizzazione esterna il pensiero in diretto libero, quindi lo stile in diretto libero del protagonista stesso. Quindi a questo narratore celato si va a inserire il pensiero indiretto del protagonista. Il sesto e ultimo punto che ha secondo me trasformato questo libro in un bestseller nel giro di pochissimo tempo è la estrema capacità di Larson di rendere i conflitti e i contrasti. Ogni cosa che lui descrive e narra all'interno del suo romanzo esiste in senso positivo ed esiste in senso negativo. Questi sono i sei elementi che secondo me hanno decretato il successo di Stieg Larsson. Se anche tu stai pensando di scrivere un romanzo diverso dal solito, un ibrido come quello dell'autore svedese, ti consiglio di leggere, di approfondire i suoi romanzi, perché troverai delle tecniche e delle soluzioni davvero interessanti per dare vita a un romanzo allo stesso tempo profondo ma anche veloce in alcuni punti quando la suspense prende il sopravvento.